di Veneto Orientale che ci va, dottor Mauro Filippi. Dottor Mauro Filippi. Un direttore generale laureato in professioni sanitarie ed infermieristiche. Un segnale chiaro ed unico in Italia che la Regione Veneto lancia nel suo assetto manageriale dell'organizzazione sanitaria. Mauro Filippi è il nuovo DG dell'ULS 4 Veneto Orientale, un infermiere per la prima volta ai vertici di un'azienda sanitaria. Un componente di quella squadra che ZAI ha formato per creare relazioni tra i territori, continuità tra ULS perché i pazienti, ha detto, non hanno confini. E la squadra è la prerogativa, la base delle scelte dei 13 nuovi dirigenti che avranno dal 1 marzo il compito di coordinare e gestire la sanità veneta. Lascia il litorale per salire in quota Carlo Bramezza, sempre a dirigere un'azienda particolare per il territorio, quella della Pedemontana Vicentina, con la sfida del nuovo ospedale di Asiago e la complessità di due poli quali Sant'Orso e l'ospedale di Bassano. Tra riconferme, cambio di sede e nuovi ingressi, confermato a Treviso Francesco Benazzi, che sul piatto è il nuovo corso della facoltà di medicina e l'ultimazione della cittadella sanitaria del Caffoncello. Lascia l'ULS 3 Serenissima per approdare l'azienda ospedaliera di Padova Giuseppe Dalben, a lui l'onere di proseguire con la realizzazione del nuovo policlinico universitario. L'azienda ospedaliera di Padova è stazione appaltante ed eredita il dossier avviato dal dirigente generale Luciano Flor. Alla Serenissima si insedia Edgardo Contato, primo incarico da DG, ma con una lunga esperienza. Riconfermato per un altro mandato all'US 9 Scaligera Pietro Girardi, mentre all'azienda ospedaliera arriva Callisto Bravi, esperienze maturate in Brianza, Varese e a Bergamo. All'azienda Zero, madre di tutte le aziende sanitarie, siede Roberto Toniolo, profilo amministrativo composito. Dall'azienda, che coordina centralmente acquisti ed assunzioni, si trasferisce a Rovigo Patrizia Simionato, una delle quattro signore presenti nella squadra dei 13. Allo IOV approda Patrizia Benini, per la prima volta una donna medico a dirigere l'istituto oncologico, mentre Maria Giuseppina Bonavina è il nuovo dirigente dell'ULS 8 Berica. Maria Grazia Carraro è il nuovo dirigente dell'ULS Dolomiti e dovrà affrontare la gestione dal punto di vista sanitario delle Olimpiadi del 2026. Molti medici in squadra, la maggior parte, contratto da 3 anni più 2, compenso 154.000 euro lordi all'anno. Un obiettivo primario e comune, combattere la pandemia, incentivare le vaccinazioni, per poi ripartire. Buon lavoro! Grazie.